Qual è, in un mondo così complesso di relazioni che quello che noi viviamo è al margine di questo appuntamento a Cerignola, come dire, la dritta da poter dare? La dritta è quella di rendersi conto che se non ci diamo una regolata sulla conflittualità familiare e sull'indigenza familiare, noi di qui a 10 anni avremo una categoria di cittadini adulti con disturbi relazionali e della personalità. Il che, siccome ai politici interessa sempre il dato economico, ragionistico, significa maggior spesa pubblica, maggiore criminalità, minore produttività nel settore pubblico e privato. Il grande investimento che oggi va fatto è proprio nella mediazione dei conflitti familiari, nel trovare degli strumenti, delle formule che ci sono, ne va soltanto preso atto, che possano dirimere o rasserenare la conflittualità familiare. Voglio dire, che una coppia si separi oramai è quasi all'ordine del giorno. In alcune città come Roma, Milano, in alcune classi di scuola elementare ci sono più figli di separati che figli di genitori che vivono ancora insieme. Noi ne dobbiamo prendere atto, sganciarci da alcuni retaggi cattolici o anche più profani e capire che dobbiamo fare un massiccio investimento. Il secondo investimento è sull'educazione. Servono più educatori. La crisi economica non si risolve parlando soltanto di tasse, la crisi economica si risolve parlando di educazione e di educazione alla legalità.